Questa scatoletta che vedi è un vero e proprio PC completo con processore Ryzen 7 e basterà soltanto alimentazione e un'uscita video come monitor o TV o anche proiettore per iniziare ad utilizzarlo con tanto di Windows 11 Pro. Le dimensioni di questo mini PC sono davvero minute e abbiamo il tutto in uno spazio di circa 13 cm in larghezza, 13 in lunghezza e un'altezza sotto i 6 centimetri che grazie al peso anche ridotto sotto ai 500 grammi permette veramente di portarlo ovunque. Questo che vedete è il Nipoji AM06 con un processore Ryzen a 4 core e 8 thread accompagnato da un hardware di livello. Infatti il prezzo di questo è leggermente più alto perché ci sono tantissimi mini PC della stessa azienda che partono da prezzi più bassi ma hanno delle prestazioni inferiori, ovvero sono quei classici mini PC che sono usati proprio al limite solo per browsing o per vedere, diciamo, dei contenuti streaming. Mentre questo che vedete qui, che vi ho messo già in offerta, non so se lo seguite, il canale Telegram Guida Informatica 1, che potete trovare anche su Google, quindi digitando su Google Telegram Guida Informatica, ve l'ho messo parecchie volte con un codice sconto o con un coupon di 100 euro. Sul mercato c'è anche la versione con Core i5-11320H fino a 4,5 GHz, è un prezzo molto molto simile. Se vi interessa ve lo faccio vedere in un prossimo video dedicato. Sulla parte anteriore dove abbiamo il tasto accensione, jack, cuffie e microfono abbiamo una USB 3.0 e una Type-C che è davvero polivalente e al passo con i tempi, secondo me è fondamentale. Sulla parte posteriore abbiamo ben altre 4 porte USB, in un totale di 3 porte USB 3.0 e 2 2.0, e questo ci permette di non avere assolutamente nessun hub, perché la prima porta che vado a occupare è ovviamente tastiera e mouse wireless. Ho preso un kit della Logitech che mi permette di utilizzarlo anche sul divano davanti alla TV, ovviamente potete anche metterlo sulla scrivania con il monitor. Abbiamo poi una LAN se non volete utilizzare il Wi-Fi 5 dual channel, DisplayPort e HDMI, e qui abbiamo l'alimentazione. Prima accensione, prendo l'alimentatore, lo inserisco nel PC, prendo l'output HDMI in questo caso, collego tastiera e mouse e vediamo se ci mette meno di un minuto ad accendersi con questo NVMe da 500 GB. PC impiega circa 30 secondi con questo NVMe installato da 500 GB, che è anche molto più veloce di altri mini PC che ho provato in passato. Nel mio caso ho registrato circa 1500 MB in scrittura e lettura sequenziale, mentre sulla rete ho visto che alcuni riescono ad arrivare anche a 3000. Però comunque anche quelle registrate sono ottime per rendere comunque questo mini PC fluido, veloce e molto reattivo. Anche quando si aprono programmi, si utilizza il mini PC per leggeri editing e tanto altro, quindi sono rimasto soddisfatto. Aprendo Hardware Info possiamo vedere le caratteristiche del processore: 12 nanometri, ovviamente un 4 core 8 thread, ma qui vedo il TDP che è di 15 watt e appunto il massimo di questo processore che ho visto sui mobile è fino a 35 watt, probabilmente per le temperature. Con un clock di base intorno ai 2300 MHz, affiancato da una Vega 10 per quanto riguarda la GPU, che è un'ottima GPU integrata e permette anche di far girare qualche giochino, e vedremo dopo se è bravo nell'intento. Come vedete anche qui vi faccio vedere quelle che sono le caratteristiche di questo processore, che secondo me col suo TDP di 15 watt non può comunque esprimere il massimo. Due moduli da 8 GB, come vedete qui, dovrebbero essere in dual channel, magari dopo andiamo a verificare anche aprendo questo mini PC cosa c'è all'interno.
Una cosa che forse non molti vi hanno detto: se acquistate uno di questi mini PC, bisogna attivare il Secure Boot, altrimenti molte applicazioni o giochi non riusciranno a partire. E questa è la prima cosa che ho dovuto fare, ovviamente dal BIOS, avviandolo prima dell'avvio del PC stesso. Il processore Ryzen riesce a riprodurre tranquillamente video in 4K senza mai fare scatti o bloccarsi, anche se l'utilizzo di un video in 4K è prolungato, e questa è un'ottima cosa. Sono andato poi a provare poco dopo anche alcuni giochi, ovviamente giochi free to play o qualcosa comunque che abbia dei requisiti bassi, e riesce veramente con dettagli bassi, dettagli medi, ad avere un buon frame rate senza alcun blocco o senza alcuno scatto. Per quanto riguarda Age of Empire, ho utilizzato una risoluzione di 2K, essendo che è una TV da 55 pollici, ma fondamentalmente lavorerebbe meglio su un monitor Full HD, soprattutto in ambito gaming, mentre in 4K, per quanto riguarda desktop e altre operazioni, non dà nessun tipo di problema. Sono rimasto particolarmente colpito in senso positivo per quanto riguarda le temperature, che non hanno mai superato gli 80 gradi, quindi il raffreddamento è efficace e soprattutto il TDP più basso non comporta alcun problema. Ma aspettavo sicuramente qualcosa di più esagerato, intorno ai 90 gradi, quindi una scatoletta bollente che potesse dare problemi dopo poche ore di stress test, invece no. Si riesce anche a fare qualche lavoro di editing più su Filmora che Premiere, utilizzando ovviamente un'anteprima con una qualità più bassa a un mezzo, un quarto. Non lavori super complicati, ma comunque per lavori semplici anche per editing lo possiamo utilizzare. Un po' deluso dalla connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2, però il Wi-Fi 5 dual channel funziona bene e senza disconnessioni, è costante. Sicuramente con altri dispositivi ho raggiunto dei benchmark molto più potenti, quasi del doppio, mentre qui ho comunque degli ottimi risultati, ovviamente avendo una fibra FTTH. Vi mostro anche nel mio caso i risultati con Cinebench R15 senza andare a effettuare nessuna operazione. Acceso il PC, ho chiuso tutte le finestre e questi sono i risultati della CPU e su OpenGL. Prima di continuare, volevo ricordarti che ho avuto una licenza completa da Tenorshare per effettuare dei test su questo software di recupero dati che è disponibile su Windows e su Mac, che puoi inizialmente anche scaricare in versione limitata sul sito tenorshare.net. Il prodotto lo reputo davvero interessante poiché non solo permette di andare a recuperare i file per tipologia dalle partizioni funzionanti esistenti, ma è possibile anche andare a recuperare i file da quelle partizioni RAW. Tra l'altro è possibile anche andare a scansionare le posizioni, una determinata posizione o desktop e cestino, e incluso nel software è presente anche un tool che permette di riparare foto o video danneggiati, solitamente questi dopo che hai recuperato dei multimedia con lo stesso software. Dovrai utilizzare anche la riparazione file per vedere se riesci a recuperare, diciamo, quella parte di frammenti che sono andati persi. Ti lascio il link in descrizione. Andando ad aprire il nostro mini PC, ho riscontrato che l'hardware, sia l'SSD NVMe che le memorie, sono diverse da altri modelli AM6. Probabilmente c'è stato un aggiornamento. Abbiamo ora il dual channel 8 GB con memoria Lexar DDR4 e un SSD NVMe NATAC. Buono davvero l'hardware per il costo totale del PC. Sotto invece troviamo il dissipatore, che è anche abbastanza silenzioso. Beh, che dire, veramente soddisfatto. A un prezzo davvero più basso di un notebook si riesce a prendere un prodotto che lavora molto molto bene o che potete utilizzare appunto dietro la TV. Ci sono davvero tantissimi modelli, spero di mettervi un codice sconto dedicato, di chiederlo all'azienda, o comunque vi consiglio di seguirci tutti i giorni su Telegram. Fatemi sapere cosa ne pensate e se volete che vi faccia un video dedicato su quello Intel. Stiamo ancora ripulendo questa stanza carica. Salta e striscia fino a quell'arma.